la gente sta entrando. Ok. Abbiamo già dei ospiti. Buonasera a tutti. Bene, Ok, siamo in diretta. buonasera a tutti. Adesso vedo che aspettiamo un po' che la gente arrivi, che così almeno riusciamo tutti a entrare. Ciao Franco, Sì. carissimo. Ecco. Ricordiamoci sempre Buonasera. questo gesto. Esatto. Magnanime. Magnanimo, esatto. Ecco. Michelangelo. Io, Ah, ciao ecco, Antonio, ciao carissimo, ciao. Ci dobbiamo parlare, Antonio, certo, anche perché insomma sì. ci sono delle novità. Ah, di Pimba? Ah, bene. Antonio Melotto, chirurgo ortopedico, Ortopedico. grande chirurgo ortopedico che ha lavorato a Pemba e lavora ancora a Pemba. Io, ecco, Ciao carissimo, ciao. ciao, ciao a tutti. Dobbiamo parlare Ciao. Antonio, Come? perché insomma, ci sono delle novità. Ah, l'ho già detto. Antonio Melotto, Sì, ripeto, non chirurgo mi sentite? ortopedico, grande chirurgo Non si sa ortopedico che perché. Ho già sentito. lavora ancora a Pemba. Ciao, ciao. Oh, ciao Maria, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Maria, ecco. Allora, aspetto che Kathleen ci dia l'ok quando. Allora, sì, allora io spengo il microfono a tutti che non sono Michelangelo o Roberto, quindi. Aspetta che spengo. Allarga, perché io fai così piccolo? Allarga, no? Allora, aspetto che Kathleen ti dia l'ok. Sì, allora, solo un attimo. Ok, sì, chiedo a tutti che non si chiama Roberto Barbiero. Spengo il microfono a tutti che non sono Michelangelo o Roberto, quindi. Ok, ecco qua. Ecco, mi sentite, spero che mi sentite tutti. Allora, tanto buonasera a tutti. Queste sono, mi vedete? Sì, allora io direi ok, c'era un po' di confusione con l'indiretta, però. Oh, Michelangelo, hai spento la videocamera? Ecco, ok, Allora. siamo. Dunque, buonasera a tutti. Questa è una delle tante interviste che quest'anno abbiamo fatto con la Fondazione De Carneri e organizzata, scusate, dalla Fondazione De Carneri. Non so se mi vedete, spero che voi, l'importante è che voi mi sentiate e mi sentite. E allora, dunque, io introdurrei adesso con Roberto, scusatemi, ma non riesco a capire cosa sta succedendo. Non riesco più a. Pronto? Pronto? Sì. Ti sentiamo, eh? Ah, Ti ok. sentiamo, ma non vediamo, almeno io non ti vedo. Infatti sono purtroppo pure della registrazione. Ecco. Allora, è che io non vedo, mi si è completamente fermato il computer. Boh, Però ti vediamo, ci sentiamo perfettamente. vabbè. Perfetto. Allora, abbiamo qui con noi Roberto Barbieri, dicevo che è un climatologo, divulgatore scientifico e lavora presso la provincia autonoma di Trento, è responsabile di delle, poi lo dirà meglio lui, delle attività e delle attività che riguardano gli aspetti ambientali della provincia autonoma di Trento. Scusate, io avevo tutto pronto, ma non ho qui, ahimè, mi si è completamente, come si dice,
il computer mi si è frizzato, cioè si è bloccato. E quindi mi chiedo scusa di questa presentazione a Roberto, ma lascio a lui adesso la parola. Parleremo di clima, clima legato alla salute, di come del cambiamento climatico, di come sta influenzando, come vediamo, la nostra salute e di come questo virus ha, come dire, inciso in tanti settori della società e soprattutto ha inciso fortemente nella nostra vita sociale. E ringrazio infinitamente Roberto di essere qui con noi. Noi conosciamo Roberto, la Fondazione conosce Roberto perché abbiamo organizzato proprio a CLES in provincia di Trento un convegno sull'ambiente dove lui ha partecipato assieme ad altri colleghi, il professor Alessandro Cocchi, il dottor Franco Turri, il dottor Erminio Albertario, in cui parlavamo proprio di come sta avvenendo il cambiamento climatico. Lascio a questo punto la parola a Roberto Barbiero che ci introdurrà questo interessante tema del cambiamento climatico legato alla salute. Poi ovviamente ci saranno tutte le domande che si potranno fare. Prego. Ok, grazie Michelangelo. Provo a condividere lo schermo, che così vediamo che tutto funzioni. Ditemi se si riesce a vedere. Sì. Ok, perfetto. Sì, perfetto. Sì, sì. Allora vediamo se parte. Allora, intanto grazie per l'occasione di questa chiacchierata, perché mi rendo conto che anche un momento veramente, penso, per tutti delicato, difficile anche nella sua complessità e anche per le conseguenze che un po' tutti stiamo subendo. Io l'attenzione che porrò in questa chiacchierata è veramente molto più sull'aspetto del cambiamento climatico e le sue correlazioni con la salute, per quello che anch'io riesco a percepire negli studi che facciamo, ma non sono un esperto di salute e questo lo sottolineo perché è importante anche capire come queste tematiche sono estremamente complesse e hanno bisogno non di tuttologi, ma hanno bisogno di diverse competenze, di diverse persone che interagiscono. Quindi io darò il contributo per quello che è il mio campo di conoscenza e farò citazioni per quello che non è il mio campo, ma quello che la scienza sta dicendo. Questo per correttezza. E parto subito da questa diapositiva, per me molto, molto carina, molto interessante, che sta girando un po' su internet, dove vedete a sinistra c'è nella cittadina dove si dice assicurati di lavare bene le mani che andrà tutto bene, no? Come se quella prima onda del Covid-19 fosse l'onda più importante. In realtà la stiamo vivendo assolutamente come drammatica a livello planetario, alcuni paesi più di altri, come sappiamo, però dietro ci sono delle onde potenzialmente più problematiche, seriamente più problematiche, una delle quali è il cambiamento climatico, e dietro ancora il rischio del collasso della biodiversità degli ecosistemi terrestri, tematiche che in un qualche modo forse sono meno, non dico capite, ma meno sentite purtroppo dalla popolazione in generale, dalla parte politica fino a noi singoli cittadini. Proveremo un po' a indagare quindi questa parte relativa al cambiamento climatico. Innanzitutto, ecco, mi preme ricordare alcuni elementi che la scienza ci dice legata alla questione del coronavirus. Sappiamo ormai che sostanzialmente un contributo importante l'ha dato in questo spillover, cioè nel salto di specie, l'azione antropica, per cui ormai gli scienziati da tempo ci hanno informato sui pericoli che derivano da questi profondi cambiamenti d'uso del territorio che stanno avvenendo su scala globale, in particolare la deforestazione, l'agricoltura, l'allevamento intensivo. Vedremo che poi questi elementi si ripropongono proprio nella partita clima. E questo favorisce poi la diffusione, quindi il salto di specie da animale a uomo. E questo è in un qualche modo un elemento che sta a base riconosciuta di quello che è successo, che ha dato il là anche a questa pandemia. Nel legame col cambiamento climatico sappiamo qualcosina in più, cioè sappiamo che i cambiamenti climatici anche loro in un qualche modo vanno a modificare, a mettere, come dire, un dito nella piaga di quelli che sono gli ecosistemi, gli habitat di questi vettori animali dei virus.
l'intrusione umana poi in un numero di ecosistemi vergini sempre maggiore, che riprende quello che abbiamo detto nella slide precedente, e poi va aggiunto che siamo tanti, c'è una sovrappopolazione, c'è una frequenza decisamente maggiore, quindi rapidità negli spostamenti, che indubbiamente ha favorito una diffusione del virus. Quindi una serie di elementi che, come vedremo, poi si intersecano anche con le problematiche che danno origine al cambiamento climatico. Noi ci soffermiamo adesso più sulla questione dell'emergenza climatica e vedremo alcuni segnali di collegamento con la salute. Innanzitutto, quali sono i segnali di questa emergenza? Sono essenzialmente questi elencati. Il primo, la velocità con cui il clima si sta riscaldando sul pianeta, il contributo che sta dando l'uomo al sistema clima e, come vedremo, anche il fatto che siamo vicini a soglie, purtroppo, che sono potenzialmente in grado di determinare dei cambiamenti cosiddetti irreversibili, cioè non torniamo più indietro, e catastrofici. Non a caso c'è una immagine in basso sulla destra relativa ai coralli, perché le barriere coralline sono uno di quei sistemi, di quegli ecosistemi più vicini purtroppo alla soglia di irreversibilità, ed è uno degli ecosistemi più quindi monitorati in questo momento rispetto ad altri ambienti. Mi piace anche ricordare un altro tema importante, e su questo mi faccio aiutare dalla prefazione che Luca Mercalli ha fatto nel libro Storie di Clima, che ho curato insieme a Valentina Musmeci, Luca che ci ha dato questo contributo prezioso, ma dove si parla di tempo. Cioè il fatto che gli appelli degli scienziati, degli esperti, sembrano ormai non aver fatto più breccia a sufficienza. La crisi climatica invece è qui, ce l'abbiamo davanti, abbiamo poco tempo a disposizione per agire, per in un qualche modo prendere le misure adeguate per limitare gli impatti. E non possiamo fare a meno di considerare questo aspetto. Non abbiamo davanti a noi decenni, abbiamo davvero poco tempo, come vedremo anche nel corso di questa chiacchierata. Intanto alcuni aspetti di questa velocità del clima con cui si sta riscaldando. Questo è un dato ormai noto. Vedendo questo grafico, che è l'andamento della temperatura media del pianeta dal 1880 ad oggi, espressa come anomalia, cioè come differenza dalla media che avevamo nell'era preindustriale. Noi vediamo ormai che abbiamo raggiunto 1,1, la stima addirittura oggi è di quasi 1,2 gradi centigradi di aumento rispetto all'era preindustriale, con un'accelerazione del riscaldamento visibile dagli anni 70-80 in poi. La domanda è: questo 1,1 gradi è tanto o poco? In realtà è un bel numero soprattutto per gli impatti che due macrosistemi stanno osservando, che sono gli oceani e che è il mondo della criosfera e i relativi ecosistemi che qui ci vivono. Facciamo una carrellata: quando parliamo di degrado della criosfera parliamo innanzitutto di quello che sono le perdite dei ghiacci marini, come quello dell'Artico, ghiacci continentali che sono quelli dell'Antartide, della Groenlandia, ma anche delle catene montuose nostre come le Alpi, il degrado del permafrost, cioè del terreno perennemente gelato, che si sta appunto degradando sia nei posti come la Siberia, Alaska, Canada settentrionale, ma anche sulle nostre montagne, che hanno permafrost alle quote superiori, stanno perdendo quindi questa capacità anche aggregativa che ha il ghiaccio all'interno delle rocce, quindi con fenomeni favoriti di frane e disgregazioni di questo tipo. Gli oceani, anche qua potremmo parlare a lungo, ma diamo ovviamente alcuni accenni. Il livello del mare si sta mediamente alzando, gli oceani si stanno scaldando, un innalzamento medio dal 1870 di poco più di 25 centimetri, che però non è uguale in tutto il pianeta. Abbiamo delle zone del pianeta dove questo innalzamento è maggiore. Questa immagine arriva non a caso da uno di questi posti. Siamo nelle zone del Pacifico, dove l'innalzamento del livello del mare sta già costringendo la popolazione a prendere come misura di adattamento purtroppo quella di lasciare queste isole, questi posti, quindi trasferirsi in altre zone. C'è un altro fattore che aggrava o che è conseguenza di quello che sta succedendo in termini di cambiamenti climatici, che sono l'aumento dell'intensità e della frequenza di quelli che vengono chiamati gli eventi meteorologici estremi, e quindi si parla di siccità quando piove molto poco, piuttosto che ondate di calore, quindi fa molto caldo per lunghe giornate. Abbiamo fenomeni invece di pioggia molto intensa che causano alluvioni, che causano frane. Noi abbiamo avuto
recente degli episodi in ottobre e più vicini a noi a dicembre, di piogge molto intense concentrate in pochi giorni, che hanno creato diversi problemi in alcune zone del nostro paese. Lasciamo alle spalle una stagione tra le più critiche dal punto di vista, per esempio, degli uragani nella zona atlantica. Ci sono dei titoli che arrivano proprio di qualche settimana fa, dei online, delle news dagli Stati Uniti, e parlano proprio finita finalmente questa stagione autunnale tra le più catastrofiche, tra le più importanti, quest'autunno del 2020. Addirittura, quindi finita a novembre, si parla troppe tempeste, non ci sono stati abbastanza nomi da dare. Sapete che c'è questa abitudine di dare i nomi agli uragani, e quindi l'elenco era esaurito, e quindi hanno dovuto ricorrere, mi pare, all'alfabeto greco. Quindi, per dire, è stato molto più l'attività, anche in termini numerici, rispetto alla media di questo periodo. È interessante andare a vedere questa statistica che è relativa ai pericoli naturali in Europa tra il 1980 e il 2017, quindi siamo sul nostro continente. La torta di sinistra ci dice quali sono le cause, gli eventi estremi, i pericoli naturali associati al maggior numero di morti, quindi un'incidenza diretta sulla salute, e sono le ondate di calore. L'85% dei casi di decessi in Europa sono dovuti alle ondate di calore, mentre il grafico, la torta centrale, ci dà un'idea invece degli eventi che sono causa dei maggiori danni di carattere economico, quindi alle infrastrutture, e sono gli eventi meteorologici, gli eventi idrologici, quindi legati per lo più alle piogge molto intense. E questo è un quadro interessante delle dinamiche del nostro continente. Anche qui potremmo parlare a lungo, ma diamo un accenno. Un altro delle conseguenze dei cambiamenti climatici sono gli impatti sugli ecosistemi e sulla biodiversità, ecosistemi sia acquatici che terrestri. Anche qui il cambiamento climatico va a mettere in un qualche modo un dito in una piaga che comunque l'uomo ha aperto nello sfruttamento delle risorse del proprio pianeta. Non entro nel dettaglio, ma questo è un aspetto estremamente importante dell'impatto anche dei cambiamenti climatici, in alcune zone tra l'altro maggiore rispetto ad altre. Andando alla salute, che è il tema che un po' ci interessa di più, no, in questo momento, gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, sul benessere delle persone, anche sulla sicurezza, soprattutto in termini di accesso poi ad acqua e cibo, si possono distinguere in impatti diretti e indiretti. Gli impatti diretti li abbiamo, per esempio, nel caso appunto di alluvioni, siccità o ondate di calore, come abbiamo citato prima, quindi colpiscono direttamente le persone, causando danni fino anche al decesso delle persone, ma ci sono anche impatti indiretti quando il cambiamento climatico va a incidere, per esempio, sulla qualità dell'aria e dell'acqua, oppure sulla diffusione di vettori animali di malattie. E l'ultima frase, che viene proprio da una relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che la crisi climatica in atto potrebbe allargare l'area geografica che viene raggiunta da animali vettori di varie malattie infettive, come la malaria o la febbre dengue. Quella zanzarina che c'è sulla destra ci dà un po' l'idea, anche se nel nostro paese, per esempio, io che vivo in zona alpina, comunque la zanzara tigre, che non c'era, è arrivata, sta ampliando la propria area geografica, come anche le zecche, che ci sono sempre state, ma stanno anche loro aumentando il proprio areale, e sono portatori di malattie. Questo per effetto del clima che sta cambiando anche sulle nostre regioni. È curioso questo termine della sicurezza e insicurezza, e qui mi preme dare una sottolineatura, perché questo fattore che viene generato all'interno delle comunità di insicurezza genera inevitabilmente degli aspetti di competizione per accedere a quelle risorse che vengono messe in difficoltà, in particolare cibo e acqua. È chiaro che laddove abbiamo dei contesti più ricchi, strutturati come sono i nostri, queste difficoltà, se ci sono, vengono gestite, vengono superate. Ma laddove invece i contesti sono poveri e molto più fragili, queste difficoltà possono purtroppo arrivare a generare anche delle situazioni di conflitto. Conflitto che inevitabilmente in tanti contesti crea l'obbligo, costringe la gente ad andarsene, cioè a migrare, a spostarsi rimanendo all'interno del contesto del suo paese o addirittura all'esterno. E spesso queste problematiche di fragilità sono collegate a questioni di
ingiustizia sociale ed economica, non perché una qualche divinità ha fatto sì che queste situazioni fossero povere e fragili. Ora, in questo contesto di insicurezze, quindi il generare le migrazioni ci sta dando dei dati preoccupanti. Questo è un dato del 2019, si parla di quasi 25 milioni di sfollati in 140 paesi, un numero che è tre volte quello degli sfollati causati da conflitti e violenze. Quindi è una dimensione piuttosto importante. E cito un libro che vi straconsiglio, Effetto Serra, Effetto Guerra, di Mastroianni e Pasini, che vanno ad indagare molto questo aspetto delle migrazioni. Per esempio qua si cita: i fenomeni climatici estremi stanno già provocando dell'instabilità che sfocia in conflitti visibili in contesti regionali che sono fragili, vuoi per iniquità distributiva, per la crescita della popolazione, per elementi anche di corruzione, di autoritarismo, quindi di carattere politico. Quindi dove l'organizzazione degli esseri umani, della comunità, è in condizioni già di soglie critiche. E la stima è che nei prossimi 30 anni si parla di oltre 135 milioni di persone che saranno costrette a lasciare il proprio posto di vita normale solo per il degrado delle terre e della siccità. Quindi sono numeri che cominciano ad essere seriamente importanti. Vediamo l'altro adesso aspetto, l'altra faccia della medaglia, cioè il contributo antropico a questa partita del clima, che ha anche qui a che fare, vedremo, con la salute. Le attività umane infatti hanno avuto un ruolo sempre più importante con l'inizio dell'era industriale e il progressivo aumento della popolazione mondiale. Lo sappiamo già, insomma, che le cause antropiche principali, e su questo la scienza ormai è concorde, sono per lo più dovute ai gas serra. Semplifico in questa slide: la maggior parte arriva dall'anidride carbonica, che proviene per lo più dall'utilizzo di combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, ma anche metano e altri gas hanno un ruolo importante, e questi prevalentemente arrivano dalle attività intensive dell'agricoltura e dell'allevamento. Ora, se potessimo poi semplificare, vedremo quali sono i processi più importanti, ma in generale vediamo quali sono i settori che più incidono nella produzione di questi gas serra, e questo è il caso dell'Italia. È il rapporto dell'ISPRA, l'ultimo rapporto del 2020, che si riferisce all'inventario delle emissioni fino al 2018, vediamo i settori più importanti: trasporti 24%, industria energetica stessa percentuale più o meno, e poi va via dai residenziali fino all'agricoltura, ai rifiuti. Quindi trasporti, evidentemente industrie energetiche giocano praticamente la metà della responsabilità delle emissioni di gas serra in Italia, poi ciascuna regione chiaramente ha delle percentuali che si differenziano nel caso del nostro paese, come anche queste percentuali si differenziano negli altri paesi a livello mondiale, chiaramente hanno dei ruoli differenti a seconda delle attività economiche prevalenti. Ma come dicevo, se potessimo un po' semplificare i settori di provenienza, perché quello che ci interessa, insomma, in questa, anche cercare di vedere i termini essenziali della partita che stiamo giocando, sono il settore di produzione e di consumo di energia e di cibo, i due settori più importanti che entrano in ballo, e quindi inevitabilmente entrano in ballo quello che sono delle considerazioni su uno stile di vita, uno stile di consumo che è prevalente nei paesi occidentali. E quindi questo ci pone evidentemente dei problemi in termini anche di responsabilità di chi sta emettendo gas ad effetto serra. Ci sono dei dati che sono veramente anche poco conosciuti, per esempio il ruolo giocato dallo spreco alimentare pro capite, che è aumentato dal 1960 del 40%. Stiamo parlando del cibo che viene prodotto e che viene letteralmente buttato via senza nemmeno essere consumato, che corrisponde più o meno all'8-10% delle emissioni di gas serra del sistema alimentare. Sono dei dati impressionanti da un certo punto di vista, se pensiamo alla gente che non ha accesso al cibo. E infatti abbiamo il paradosso. Paradosso che non viene da un rapporto, in questo caso della FAO, viene da un rapporto dell'IPCC, dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè l'organo di riferimento della scienza del clima a livello globale, che ci dice: a livello mondiale abbiamo questo paradosso, 821 milioni di persone denutrite e 2 miliardi affette da obesità, che è la nuova forma di povertà. Quindi il cambiare le abitudini alimentari non solo aiuta il clima, che è anche quindi la riduzione della pressione sulle risorse ambientali a livello globale,
contribuisce allo sradicamento della povertà e ad un miglioramento delle condizioni poi di salute e di igiene delle persone. Quindi vediamo come è strettissima la correlazione tra cambiamento climatico e salute. Il cambiamento climatico è sia nelle cause che generano un cambiamento climatico, sia negli impatti che il cambiamento climatico poi ci porta dietro quando parliamo di salute e di igiene. Sono numeri importanti da tenere in considerazione. E quindi, vabbè, adesso semplifico, ma cosa vuol dire ridurre l'impronta climatica del cibo? Che vuol dire agire sul clima e agire sulla nostra salute, ridurre gli sprechi, ridurre la carne, che è un fattore di pressione importante, e quindi la produzione biologica, l'autoproduzione, il consumo locale, il produrre, consumare prodotti che sono di stagione. Insomma, qui potremmo parlare a lungo di cosa, quali sono anche gli esempi che potremmo mettere in campo come consumatori in questa partita legata al cibo. Vediamo un attimo adesso alcuni numeri legati a questi benedetti gas serra. Poniamo l'attenzione sull'anidride carbonica. Questo è un grafico famoso. È il grafico che misura le concentrazioni del gas anidride carbonica in atmosfera nell'isola di Mauna Loa. Siamo alle isole Hawaii. È uno dei più vecchi, dei più antichi monitoraggi continui con i primi strumenti, dal 1958 ad oggi. Siamo ormai arrivati, l'anno scorso ufficiali, a quasi 410 parti per milione di molecole in atmosfera di CO2, la stima di quest'anno è 412 ppm, continua a crescere. E per avere valori simili, ci dice la scienza del clima, che studia il clima del passato, dobbiamo tornare indietro a circa 3 milioni di anni fa. Cioè qui abbiamo un'idea della dimensione dell'esperimento che l'umanità sta facendo sul proprio pianeta. Gas che arrivano quindi dalle attività umane. Ma queste sono le concentrazioni, cioè quello che si misura in atmosfera. Andiamo a vedere invece adesso una stima delle emissioni, cioè le fonti emissive. E in particolare poniamo l'attenzione sull'anidride carbonica che arriva dai combustibili fossili. E questo è un grafico interessante, l'ho preso ieri perché è un rapporto uscito da pochissimi giorni, quindi è la prima volta che riesco a farlo vedere. Ci dà un'idea dell'andamento delle emissioni del principale gas serra dal 1990, in questo caso, fino alla stima del 2020. Vediamo che c'è una continua crescita sostanzialmente, c'è una piccola decrescita in occasione della crisi economica del 2009, poi sembrava stabilizzarsi e tornato a crescere. E questa è la stima, il primo numero che esce, di quanto sta incidendo, potrebbe incidere alla fine del 2020, la crisi economica causata dal coronavirus. La stima di una perdita del 7% rispetto all'anno scorso delle emissioni di gas serra. Quindi è un fattore importante, come è successo e più di quello che è successo nella crisi economica nel 2009. Ma il problema è che avete visto il grafico di prima, le concentrazioni in atmosfera continuano a crescere. Perché non è che se noi chiudiamo il rubinetto oggi dell'emissione dalla fonte di questo gas, domani calano immediatamente. Questo gas ci impiega decenni per essere rimosso dall'atmosfera. Quindi questa azione deve essere adesso accompagnata da una rigida crollo delle emissioni di gas serra se vogliamo cambiare la situazione negli anni successivi. Ma adesso la palla passa evidentemente a un sistema economico che vedremo come reagirà nei prossimi mesi e quindi nei prossimi anni. Cosa ci aspetta per il futuro? Andiamo a vedere questo grafico, il grafico che ha messo un po' in crisi la comunità internazionale. Qui vediamo la stima degli scenari di emissione del principale gas serra anidride carbonica alla fine del prossimo secolo, 2100. Sulla sinistra, in nero, c'è la curva, chiamiamola così, della verità, cioè sono le emissioni osservate, cioè effettivamente il grafico che vi ho fatto vedere prima fino al 2018, quindi c'è da aspettarsi questo parziale calo del 2019, ma poi questa è la tendenza degli scenari, scenari che sono simulati in funzione di quello che potrebbe essere lo sviluppo sociale ed economico, demografico del pianeta. Le cose andrebbero male se fossimo in questa direzione, la rossa, cioè alte emissioni di gas serra, ci porterebbero ad un aumento della temperatura, se non facessimo nessuna misura, non prendessimo alcuna misura, fino a 5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale. Ne abbiamo già presi 1,1-1,2, se vi ricordate dalle prime diapositive. Questo è uno scenario che i climatologi dicono
lo definiscono inaudito, cioè qualcosa che non riusciamo nemmeno a descrivere. Cosa possa succedere al pianeta a più 5 gradi, perché non l'abbiamo mai visto nell'epoca umana, della vita dell'uomo. L'attuale ritmo di emissioni è quello centrale, ci sta portando ai ritmi attuali, ed è la stima che viene fatta, ad un aumento di temperatura a fine secolo di circa 3 gradi rispetto all'era preindustriale. Quindi evidentemente non siamo sulla strada giusta, la strada che dovremmo percorrere è quella della riduzione delle emissioni, che ci porta a stare sotto quei famosi 2 gradi centigradi alla fine del secolo. Quindi se noi togliamo il semaforo rosso, il semaforo giallo, ci rimane il semaforo verde, che è la strada che dovremmo percorrere, e questo è proprio quello che è oggetto dell'accordo del clima di Parigi, che ci dice occorre limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, ma anche fare sforzi per stare sotto 1,5. Proprio perché queste 2 gradi e 1,5 sono quelle soglie critiche che il mondo della scienza ha definito, passate le quali alcuni processi negli ecosistemi possono andare in crisi e divenire irreversibili. Questo è il perché di questo 2 gradi come riferimento. Ora, cosa sta facendo la comunità internazionale? La comunità internazionale sta lavorando su 2 direzioni, necessariamente. Una è la mitigazione, una è l'adattamento. Mitigazione dobbiamo, cioè ridurre queste benedette emissioni di gas serra. Ed è un impegno che avviene a livello globale. Ciascuno deve fare la sua parte, ma è un impegno della comunità internazionale. L'adattamento vuol dire abbiamo dei problemi, e ogni nazione al suo, ogni regione al suo, dobbiamo mettere in campo delle misure per limitare i danni che il cambiamento climatico sta facendo. È chiaro che il mio impegno nelle Alpi, i problemi che ho io sulle Alpi saranno diverse dalla Puglia, saranno diverse dalle isole Hawaii, ciascun paese ha delle problematiche diverse in termini di adattamento, che possiamo riassumere in queste categorie. Adesso non entro chiaramente nel dettaglio, ma bene o male, problemi sugli ecosistemi, sulla disponibilità dell'acqua, sulla gestione del territorio e via dicendo, fino alla salute umana, che è uno dei nodi cruciali, importanti, anzi sempre più problematici della partita che stiamo giocando in termini di impatto e quindi di necessità di adattarci e prendere delle misure adeguate per limitare il problema sulla salute. Cosa sta facendo la comunità internazionale in termini di adattamento, di mitigazione? È oggetto delle famose trattative che avvengono in seno alla Convenzione Quadro, dei cambiamenti climatici in sede ONU. All'interno di questa convenzione ogni anno c'è un appuntamento che avviene ormai da 25 anni, che è la Conferenza delle Parti, la famosa COP. L'ultima si è tenuta a Madrid lo scorso anno. Quella di quest'anno doveva tenersi qualche settimana fa a Glasgow, ma è stata sospesa a causa del Covid ed è stata rimandata al 2021. All'interno di queste COP l'Italia partecipa attraverso l'Unione Europea, cioè l'Unione Europea che ci rappresenta in questo contesto. Siamo arrivati all'edizione 25, come dicevo, che si è tenuta a Madrid. L'appuntamento più importante è stato l'edizione numero 21, 2015, quando è stato approvato l'accordo sul clima di Parigi, il momento più importante della lotta comune della comunità internazionale. Proprio pochi giorni fa, il 12 dicembre, è stato l'anniversario dei 5 anni dall'approvazione dell'accordo di Parigi. 5 anni sono passati rispetto a una urgenza che la scienza ha urlato alla comunità internazionale, e purtroppo bisogna ammettere che pochi passi sono stati fatti. E quello che dice, questo è un commento che si condivide a livello scientifico, ciò che serve è noto. Gli scienziati lo hanno ripetuto per anni, abbiamo addirittura già disponibili delle tecnologie che possono aiutarci a raggiungere determinati obiettivi e sono disponibili anche ormai diffuse a livello planetario. Il problema è una volontà politica che sta mancando, su questo purtroppo dobbiamo fare i conti. Da questo grafico abbiamo un'idea di dove sono i potenziali maggiori di intervento, cioè dov'è che dobbiamo agire, abbiamo il potenziale maggiore per ridurre queste benedette emissioni di gas serra, al 2030 che è la tappa intermedia. Tanto più cicciotte sono quelle barre colorate, tanto più è il potenziale a disposizione. Quindi vedete la barra arancione, il settore energetico, poi l'industria e via dicendo. È lì dove dobbiamo agire.
E nella frase sotto vi riporto: gran parte del potenziale si trova in tre aree: energia e industria, trasporti e produzione alimentare, con classiche misure che sappiamo: cessare l'uso delle fonti fossili, favorire l'efficientamento energetico, diffondere le energie rinnovabili, riforestare, arrestare la deforestazione. Questi sono gli elementi principali di azione su cui bisogna muoversi. Beh, la situazione non è però brillante. Ora, purtroppo con l'ultima conferenza sul clima ci si è resi conto di un'enorme distanza tra l'urlo, chiamiamolo così, della scienza, della società civile e purtroppo i principali governi. Questo bisogna ammetterlo, qui sono i capi di Stato dei paesi più importanti in termini di responsabilità delle emissioni di gas serra. Ho messo una croce rossa sul povero Trump non perché sia deceduto, per l'amor del cielo, ma semplicemente perché è cambiata la presidenza degli Stati Uniti, una presidenza pesante, perché aveva già annunciato l'uscita dall'accordo sul clima di Parigi. Questo cambio di presidenza quantomeno dà l'idea, della speranza, ecco, che questo paese si rimetta in marcia in una direzione diversa, perché è una direzione fondamentale quella che prenderanno gli Stati Uniti, essendo comunque uno dei principali emettitori di gas serra, una delle più importanti economie a livello globale. Vale la pena sottolineare che l'Europa, ammettiamolo, insomma, ha dichiarato un passo importante e sta assumendo un ruolo, potrebbe assumere un ruolo importante. Ha dichiarato con questo percorso dell'European Green Deal, quello di arrivare ad un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, e proprio pochi giorni fa è stato accolto questo aumento dell'ambizione dell'Unione Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra, fissando per il periodo intermedio 2030 un obiettivo di riduzione del 55% rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra. Questo potrebbe effettivamente mettere l'Europa in una direzione di leadership. Ci ha messo anche dei soldi, ha posto questo obiettivo di metterci dei soldi. Ora si tratta di vedere come si tradurranno concretamente queste politiche e che tutti i paesi seguano, a partire dal nostro, l'Italia, con delle misure concrete in questa transizione energetica che della quale abbiamo assolutamente bisogno. Ora è evidente che non basta il comportamento dei governi, abbiamo bisogno di una nostra partecipazione come cittadini e dobbiamo renderci conto che questo cambio che ci vuole necessita di un sensibile cambiamento di quelli che sono i comportamenti e lo stile di consumo che abbiamo, e quindi mettere profondamente in discussione un modello economico nel quale siamo immersi. Non si passa se non attraverso questa discussione molto forte. Ora, avvicinandomi al tema di nuovo salute, sono le ultime slide, mi preme anche sottolineare questo aspetto. Penso anche agli scopi anche che ci sono in questa fondazione, credo, no, questo è un sentire che sia comune. Non possiamo non vedere degli aspetti che sono legati a una profonda questione di giustizia in quello che sta accadendo. Questo è un rapporto di Oxfam di poco tempo fa. Hanno fatto una stima delle emissioni dei gas serra dal 1990 al 2015, andando a individuare di chi è la responsabilità. E scopri che le emissioni del 10% più ricco del mondo sono pari a quelle del resto del mondo. Con un dato tipo 63 milioni di super ricchi nel mondo hanno emesso il 15%, cioè il doppio di anidride carbonica di quello che ha emesso una popolazione equivalente a più di 3 miliardi di persone. Ora capiamo che c'è una responsabilità profondamente diversa in quello che sta succedendo e di conseguenza negli impatti che stiamo osservando a livello planetario. E in questa partita di questione di giustizia è evidente che quei paesi, quei gruppi sociali che meno hanno contribuito al riscaldamento globale sono quelli che sono più vulnerabili e stanno subendo le maggiori conseguenze dell'impatto dei cambiamenti climatici. Allora, è chiaro che assicurare a queste popolazioni colpite con risorse, con fondi, con tecnologia, con appoggio, quindi anche a quelli migranti che invece sono costretti ad andarsene via, fornire loro un aiuto diventa un passo fondamentale in termini di quella che è la giustizia climatica, della quale si parla sempre di più. E per questo i paesi ricchi, come il nostro, come l'Italia, come l'Unione Europea, hanno un obbligo urgente di moltiplicare gli sforzi per accelerare questa transizione energetica della quale abbiamo parlato. C'è, adesso mi avvicino a un'ultima parte, tu Michelangelo dimmi, bloccami se quando vado fuori tempo, ma
ancora qualche minuto. Ci mancherebbe. Vorrei mettere anche qualche elemento proprio su questo tavolo di discussione, ma ripeto, anche pensando alla sensibilità, no? che c'è, immagino, sono sicuro, in questa fondazione. Ma per esempio il problema dell'accesso alla terra, che viene dimenticato. Eppure guardate la frase che dice Monique Barbu, quindi sul direttore esecutivo, non so se lo è ancora, ma all'epoca quando ha rilasciato questa intervista qualche anno fa, direttore della Convenzione ONU contro la desertificazione. La possibilità di avere accesso alla terra, di renderla fertile, mantenerla produttiva, è la soluzione per più di 1 miliardo di persone povere, esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. Spesso la terra è il loro unico bene tangibile. Restituire produttività alle terre dà alle persone nuove opportunità e prospettive per il futuro. Eppure, quanto tocchiamo con mano, quando parliamo per esempio di clima associato al cibo, alla produzione e al consumo di cibo, quanto tocchiamo con mano che in molti contesti il problema è, ad esempio, le terre migliori che vengono portate via, che non sono più date a disposizione di queste comunità, che sono costrette a spostarsi, sono costrette ad inseguire le terre peggiori, e hai voglia poi, se già queste situazioni economiche molto difficili, ci aggiungi il cambiamento climatico o l'impatto di eventi estremi, dove va sta gente a cercare di sopravvivere? E allora questo concetto della terra è un concetto, secondo me, di estrema importanza, ma proprio come soluzione o come via nel cercare soluzioni in termini di adattamento, in termini di strategie vincenti per il futuro. E non si può non ricordare il fatto che l'azione per limitare il riscaldamento globale, cioè l'azione per il clima, inevitabilmente, ma lo abbiamo capito, è correlata con quelli che sono il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile, che sono bene o male quelli che ho citato adesso, ma vediamo: la lotta al cambiamento climatico è l'obiettivo 13, benessere e salute è l'obiettivo 3. Sono lì, sono strettamente correlati tra di loro e con tutti gli altri obiettivi fondamentali. Concedetemi quest'ultima ultime slide per una cosa che per me è importante ed è molto cara. Toccandola con mano in anche in questi anni di lavoro, in particolare in quest'ultimo anno, legato anche al libro che ho avuto occasione di scrivere, ed è la problematica delle donne. Allora, qui ci sono tre donne che ho avuto il piacere di conoscere, straordinarie. Nawad a sinistra, che poi ho intervistato anche nel libro, che è libanese. Indou, che è una meravigliosa leader del Chad, quindi Africa. E Marie Cristina, che invece è del Madagascar. Molto giovani, ci danno idea di situazioni di leadership femminili molto interessanti. Non c'è solo Greta che abbiamo in Europa, ma vi assicuro ci sono delle leadership potentissime, straordinarie in tanti contesti internazionali, ma è stato importante nei loro dibattiti sentirti dire questo, cioè l'azione per il clima oggi può avere successo solo se vengono riconosciuti i diritti delle donne e la parità di genere. Questo soprattutto in molti contesti come l'Africa, l'Asia, dove questo non sta avvenendo. In ambito ONU è stato messo in piedi un piano di azione sul genere, ma è un programma volontario proprio per la promozione dei diritti delle donne. Cioè si è riconosciuto il fatto che all'interno dell'ONU, all'interno della partita clima, quindi dell'accordo sul clima di Parigi, la questione di genere è una questione cruciale. Lo è per il momento su un piano volontario, ma quantomeno dopo anni di sforzi si è riconosciuto che è un problema determinante. Ora, mi ha incuriosito un rapporto uscito poche settimane fa specifico sul discorso dell'Africa, quindi legandolo alla questione produzione alimentare, salute e ruolo delle donne, ma troviamo frasi che sono molto forti come queste. Gli effetti drammatici del cambiamento climatico insieme agli impatti della pandemia mettono le donne davanti a molteplici sfide. Il numero di persone che soffrono la fame è in aumento e le donne hanno maggiori probabilità di soffrire di insicurezza alimentare. Le donne, soprattutto in zone rurali, che sono i pilastri dei nostri sistemi alimentari, agenti del cambiamento per la sicurezza, sono però colpite in modo sproporzionato dalla povertà, dalle disuguaglianze, dall'esclusione, dagli effetti del cambiamento climatico. E con un focus che viene dato in particolare all'Africa, dove si parla dell'esigenza della riorganizzazione sostenibile dei sistemi agroalimentari, che deve ripartire proprio dalle donne.
E questo mi piaceva proprio anche questa conclusione, servono politiche e strategie che danno potere alle donne e alle ragazze, soprattutto in zone rurali. E guardate l'ultima frase dove si parla del diritto alla terra. Di nuovo si torna al ragionamento che facevamo prima. Quindi, e questo è importante, che a livello anche della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici all'interno dell'accordo sul clima di Parigi si è capito quanto è importante dirottare investimenti e azioni proprio su queste direttrici, cioè laddove lavorano le donne, in zone rurali, zone emarginate, in progetti che abbiano un senso, accompagnandole con l'educazione, con la formazione, con il potenziamento e anche un sostegno, soprattutto in quei contesti culturali difficili per varie questioni storiche, culturali appunto, che mettono in difficoltà queste comunità di donne. Ma la possibilità di interagire con l'accesso al cibo, la terra, quindi la salute, l'igiene, il controllo e lo sviluppo di queste comunità passa necessariamente attraverso un forte investimento sul ruolo delle donne. E vado a chiudere, non a caso, con il libro che ho curato insieme a Valentina, questa storia di clima è anche storia di donne, molto storia di donne, dall'Africa ad altri paesi. Perché sono loro a subire le maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici, ma allo stesso tempo scopriamo che sono quelle che stanno mettendo in campo le azioni più originali ed efficaci per affrontare le problematiche clima, in primis quelle legate alla salute delle proprie comunità. Forse perché le donne hanno una maggior capacità di entrare in connessione anche con una natura, che è una relazione che abbiamo spaccato, o forse perché sono meno complici di quell'approccio predatorio che caratterizza, ahimè, dobbiamo ammetterlo, il rapporto maschile con l'ambiente. E chiudo con l'ultima slide, siccome ho fatto pubblicità a due libri, al nostro, mio di Valentina, e quello di Mastroianni e Pasini, chiudo veramente con questa slide, dicendo, insomma, è Natale, ci sono veramente tanti bei libri, tante belle copertine che qua ho ricordato, che possono aiutarci, mi auguro, ecco, anche a delle riflessioni. Io adesso sono stato anche necessariamente veloce, è stato poco tempo, ma credo che siano tante occasioni di riflessione da questi libri, di persone che conosco, sono tutte impegnate in vario modo su questi settori, su queste tematiche, e penso che possano dare veramente un grande contributo. Ecco, Amitav Ghosh lo conosco solo di fama, non lo conosco personalmente, ma è una persona straordinaria, e ha scritto un libro straordinario anche questo, sulla grande cecità. Insomma, ve li consiglio caldamente, visto che a Natale probabilmente ci sarà tempo e non abbiamo possibilità di andare, di fare viaggi in questo momento. E mi fermo qua. Allora, tutte le volte che ascolto Roberto, diciamo che... innanzitutto la chiarezza è veramente, lo ringrazio moltissimo, perché è stato di una chiarezza proprio cristallina, non ha spiegato senza né vittimismo né pessimismo, ma con l'algida informazione che compete un po' anche questa fondazione, cioè quella di informare bene, chiaramente, la situazione che stiamo vivendo, e toccando appunto il tema della salute, che a noi molto caro, e che il tema della salute, come dire, intreccia i vari temi, e tra cui ovviamente questo del cambiamento climatico. Io lascerei spazio, ovviamente, se ci sono delle domande e riguardo a questa interessante presentazione e di tutto quello che, insomma, si può dire, e lascio a Kathleen se ci sono delle domande. Sì, allora mi sa che Valeria aveva una domanda. Prego, Valeria. Ecco, riattivo l'audio. Vediamo. Ecco, sì, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Ecco, sono Valeria Carozzi, anch'io collaboro con la fondazione, e volevo fare due domande. Una più così di carattere pratico, e cioè se è possibile avere le slide che sono state fatte vedere stasera, in modo da
così poterle riconsiderare più con calma alla luce di quello che è stato detto. Certo. E la seconda domanda era in realtà una curiosità che mi è venuta perché leggevo, devo dire piuttosto malamente, senza approfondimenti, una notizia che è stata data dai giornali perché è stato fatto un studio che è stato pubblicato sulla rivista Climatic Change, che non so se sia una rivista autorevole perché, ripeto, non sono addentro nel settore, quindi non riesco a valutare, e sul fatto che sempre più in considerazione degli effetti climatici sul nostro pianeta, negli Stati Uniti, in particolare in Canada, si sta sviluppando un movimento di restrizione, diciamo, alla natalità, per non mettere al mondo persone che contribuirebbero all'ulteriore inquinamento del pianeta e subirebbero l'effetto negativo dell'inquinamento. Quindi si sta producendo anche a livello demografico un impatto di questo genere. Volevo chiedere al professor Barbiero se lui è a conoscenza di questo studio e se è una cosa da prendere in considerazione anche questa, cioè i possibili effetti che si produrranno anche a livello demografico. Grazie e rimango in collegamento. Non so, Michelangelo, volevate raccoglierne un paio? Ditemi voi. Sì, sì, no, c'è anche, con molto piacere, c'è anche il professor Mario Ravignone che è con noi e quindi lascio a lui la parola visto che voleva intervenire. Molte grazie Michelangelo e grazie a Roberto Barbiero, ho seguito con molta attenzione la presentazione, mi congratulo perché è stata veramente, come è stato detto, molto chiara. Io vengo da un background di molti anni all'Organizzazione Mondiale della Sanità, non mi occupavo di clima, mi occupavo di malattie infettive, tubercolosi, eccetera. Negli ultimi anni, gli ultimi tre anni invece, sono arrivato a Milano, all'Università di Milano, dove insegno salute globale. Cioè, sono venuto proprio per importare, chiamiamolo così, in Italia una disciplina, una cross disciplina, dovrei dire, non è una vera disciplina, la salute globale, che si occupa di tutti questi enormi fenomeni determinanti che alla fine influenzano la nostra salute. E mi ha fatto in particolare piacere, poi ho una domanda, prima un commento, mi ha fatto molto piacere il fatto che alla fine della presentazione abbia mostrato il panel degli SDG, perché è proprio quello che si, diciamo così, si insegna in quanto a salute globale, cioè la indivisibilità e la integrità o la integrazionabilità, non so dirlo in italiano, no, di questi settori, di questi multipli settori dello sviluppo umano che debbono essere affrontati in maniera armonica, coordinata, eccetera, per poter avere poi un impatto sulle grandi tematiche. Quindi il climate change io lo uso, il cambiamento climatico è una delle mie lezioni che faccio proprio per sottolineare tutti gli aspetti, anche se in maniera più così più compatta e più breve, tutti gli aspetti che ha sottolineato nella relazione, e cioè il fatto ancora una volta che la salute nostra, la salute umana dipende da fattori come il clima, il quale dipende da settori diversi che vanno da quello dell'energia, a quello nutrizionale dell'alimentazione, a quello dell'uguaglianza di genere, delle inequità nel sistema, dal lavoro, l'ecologia, eccetera, eccetera, che a un certo momento debbono collaborare se vogliamo risolvere un problema che nel nostro caso è quello della salute. E questo mi sembra molto molto importante sottolinearlo. La domanda è invece relativa alla situazione in Italia. Io faccio vedere nelle lezioni, ho caricato 3-4 immagini da quello che è un rapporto della UN Convention sul Climate Change con l'OMS, che mostrano questi grafici simili a quello che ha fatto vedere con le luci verde, gialla e rossa. Io ho questi grafici con tanto di con intervallo di confidenza intorno, che mostrano esattamente quello che ha sottolineato, cioè il disastro che potrà avvenire in Italia, anzi che sta avvenendo, e che sicuramente non potrà che peggiorare perlomeno per un'altra ventina d'anni prima che
nell'eventualità che tutto venga rispettato, prima che si appiattisca la curva e si giunga al 2100 con un paio di gradi in più rispetto a quelli attuali. E con però, attenzione, un 70-80 giorni di ondate di calore rispetto ai qualcosa come i 10 giorni che abbiamo attualmente, oppure nell'eventualità più estrema, cioè quella con la luce rossa, si arrivi a quei famosi 5 passa gradi in più nel 2100, con tanto di 250, mi pare, giornate su 365 di calore estremo, che significa che si andrà a abitare a 2000 metri per buona parte dell'anno, no? Per poter sopravvivere. Quindi, tenendo conto di questo, So che sempre mostrando queste diapositive che ho scaricato qua e là, so che l'Italia ha fatto una National Adaptation Strategy, una strategia di adattamento nazionale, mi pare nel 2015, se ricordo bene, ma non ha mai fatto il National Adaptation Plan, che sarebbe quello richiesto dalla Convenzione internazionale, che è molto simile alla situazione che stiamo vivendo adesso sul Covid, no? Cioè mancanza di piani di preparazione nazionali, che hanno portato a quello che io considero abbastanza un disastro, tutto sommato, soprattutto nell'area lombarda, ne abbiamo parlato anche a lungo con Michelangelo, proprio per la mancanza di preparazione, no? che abbiamo avuto nei centri ospedalieri e via dicendo. Per cui mi chiedo se lei è al corrente della situazione, che cosa ne pensa di questa assenza del National Adaptation Plan, che dovrebbe essere un vero contributo del governo italiano alla sua cittadinanza, per poter rispondere in maniera concreta a una situazione che in realtà non farà che peggiorare ulteriormente per almeno una ventina d'anni, da quel che so. E poi l'ultima cosa, se anch'io posso usare alcune delle sue diapositive per le mie lezioni. Oh, certo. Qui ho bisogno non del PDF, ma proprio della PowerPoint per poterla inserire, con tanto ovviamente di acknowledgement, no? Di riconoscimento, eccetera. Grazie mille. Sì, sì. Grazie. Io avevo una domanda da fare, mi unisco a... Grazie Mario di questo tuo contributo. Magari parleremo anche di salute globale anche in una trasmissione live, se tu sei d'accordo, e la possiamo programmare nel 2021. Io avevo invece una domanda ancora per Roberto riguardo la questione delle nuove elezioni americane negli Stati Uniti. Cioè, dal mio punto di vista, lo dico tranquillamente, per fortuna, Trump non l'abbiamo più tra i piedi, e questo lo dico con assolutamente parlando come Michelangelo Carozzi, non come direttore della Fondazione De Carneri. Detto questo, l'amministrazione Biden, ci sono già c'è già qualcosa che riguarda appunto l'ambiente, ci sono già dei segnali. Volevo sapere di che tipo di segnali si sta parlando, e non è che spero che non riguardino soltanto la pubblicità sui temi ambientali, ma concretamente, quindi riaderire ai trattati di Parigi, eccetera. Ecco, se ci potevi dare, come dire, un tuo punto di vista, e anche per quello che sarà l'amministrazione Biden nel prossimo futuro. Sì, allora rispondo a queste prime tre. Intanto grazie anche per tutte le riflessioni, che sono assolutamente importanti e interessanti. La prima sul discorso del ruolo demografico. Adesso io non so esattamente, ecco, questa situazione che si citava del Canada, ammetto di non conoscerla, però indubbiamente la questione demografica è una questione che non si può non tenerne in conto. Chiaramente con tutta la delicatezza che questo pone, insomma, soprattutto in contesti anche dove conta una religione, contano delle religioni, quindi, ma conta un'etica anche, quindi per l'amore del cielo. Però certo è che dobbiamo avere molto chiaro il fatto che se adesso abbiamo 7 miliardi di persone, se andiamo avanti con una crescita e abbiamo la pretesa di consumare tutti quanti come gli Stati Uniti, Non andiamo da nessuna parte, nel senso che comunque abbiamo chiarezza, non tutti, ma c'è consapevolezza che le risorse sono finite. Quindi in un qualche modo dobbiamo porci dei limiti da questo punto di vista. Allo stato attuale le risorse ci sono anche per dare da alimentare o per dare sicurezza a questo numero di persone. Queste sono le stime, quindi stiamo vivendo
in un sistema di, assolutamente ingiusto, dove c'è chi, come abbiamo fatto vedere in alcune slide, ha troppo e sta addirittura male di quel troppo, e chi ha invece veramente poco e non arriva alla fine del mese. Quindi c'è un problema di profonda ingiustizia, questo l'abbiamo capito. Nella prospettiva futura, nel sogno che si ha di una equa distribuzione, del fatto che tutte le persone abbiano la possibilità evidentemente di accedere a un minimo o a quello che è il soddisfacimento dei bisogni base, dalla salute all'igiene, all'alimentazione e via dicendo, è chiaro che però ci deve essere un limite, perché le risorse di questo pianeta sono limitate, non potremo arrivare a una popolazione di 20 miliardi, adesso faccio un esempio banale, quindi è evidente che anche in quegli scenari che sono stati descritti c'è una valutazione di quello che potrebbe essere realisticamente il percorso della comunità internazionale, ma un limite bisogna porselo, cioè perché non possiamo pretendere di muoverci tutti ad una crescita della popolazione dei consumi esattamente come può essere, ma neanche quella degli Stati Uniti, anche quella di un'Unione Europea o di paesi quindi di un certo livello. Quindi è una riflessione che va posta e che deve essere anche oggetto di discussione. Per quanto riguarda il discorso della strategia di adattamento, questo è un tasto dolente. Noi effettivamente abbiamo una strategia disponibile già dal 2015, dettata dal percorso dell'Unione Europea, tra l'altro l'Unione Europea che in questo momento sta rivedendo, no, la propria strategia europea, per cui si lavorerà verso probabilmente delle nuove linee nel prossimo anno, nei prossimi anni. L'Italia è ferma al PNAC, cioè al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che in realtà è un po' più una strategia 2 più che un piano effettivo, per come è stato concepito, perché non rappresenta degli obblighi, ma ancora un livello di linee guida molto più profondo, come analisi anche delle azioni da mettere in campo, dell'analisi sul territorio. Però in questo momento è bloccato in una fase molto lenta di processo di valutazione, mi pare di ambientazione strategica, che sembrava fosse, si potesse evitare, invece c'è ancora dentro, e quindi non è chiaro quando si concluderà questo percorso, ma è da ormai 2 anni che attendiamo alla fine dell'anno l'approvazione definitiva. Ci si augura che si arrivi alla fine di questo percorso. C'è da dire che molte regioni si stanno muovendo nella direzione autonoma, regioni e anche alcune città che sono importanti, perché alcune metropoli hanno una tale incidenza nell'impatto clima che anche il fatto che si muovano loro da sole sarebbe importante. Quindi alcune regioni si stanno muovendo nella direzione di costruire delle proprie strategie di mitigazione, di adattamento e di realizzazione di piani operativi. Però siamo indietro, cioè non c'è dubbio che questo processo va a rilento, tenendo presente poi le interazioni che ci sono con tutta una serie di problematiche, in primis la gestione del territorio, l'impatto sul territorio che è fragile ed è stato reso fragile per il sovrasfruttamento che abbiamo determinato, quindi che avrebbe un'urgenza di azione che è anche dettata dal fatto che a conti fatti le stime sono che costa molto di più il non agire che l'investire soldi nell'agire. Questo insomma sono cose che sappiamo, però è un processo che per il momento è appunto in questa fase di valutazione di VAS della strategia nazionale. Le regioni, io faccio parte appunto di una realtà che è quella provinciale, stiamo un po' seguendo questo processo proprio come contributi delle singole amministrazioni pubbliche a questo percorso che comunque è coordinato dal Ministero dell'Ambiente a livello italiano. Per quanto riguarda il discorso delle elezioni americane, qui interessante, per esempio a me ha colpito una cosa quando ho letto che comunque il nuovo presidente americano ha incaricato Kerry, che è stato il protagonista quando all'accordo di Parigi per la rappresentanza americana in quel contesto, quindi ha nominato Kerry per seguire la partita clima. E questo è tutto sommato una buona notizia. Ma la cosa che mi ha ancora più incuriosito è che comunque, ed è interessante, che da come ho capito ha fatto in modo che per la prima volta un responsabile politico di questo genere possa partecipare al tavolo della sicurezza degli Stati Uniti. E questo è un dato molto interessante, no? Il fatto che si capisca che gli Stati Uniti abbiano scelto questa... Di far entrare, diciamo, a un livello del genere un rappresentante politico che segue le questioni del clima.
e mi fa venire in mente un aneddoto. Io 2 anni fa avevamo ospitato qua in Italia, è venuto a Trento, ma è venuto a Venezia, a Milano, Michael Mann, che è uno dei climatologi più famosi a livello americano, uno di quelli che comunque è entrato in contrasto, è stato anche piuttosto bastonato dalla disinformazione negli Stati Uniti legata all'industria dei combustibili fossili. E quando è venuto qua, eravamo usciti a cena dopo l'incontro che avevamo avuto, mi ha detto, guarda, in realtà la situazione degli Stati Uniti è curiosa, perché da una parte abbiamo un presidente di questo calibro, c'era ancora Trump, ma dall'altra parte mi diceva, sai chi è che ha perfetta consapevolezza negli Stati Uniti del cambiamento climatico, di quello che sta succedendo, dei problemi che ci sono? Sono i militari, cioè l'esercito, che hanno perfettamente coscienza di che cosa stia succedendo in diversi contesti internazionali in termini di sicurezza. Sicurezza per i loro affari, detta proprio papale, però in tanti contesti geografici dove il cambiamento climatico sta creando grossi impatti, grosse situazioni di instabilità, di difficoltà, quindi sta mettendo sta creando dei problemi alla sicurezza economica o di supremazia globale degli Stati Uniti. E quindi è curioso che adesso ci sia questo passo di aver messo dentro una figura di questo genere nel tavolo della sicurezza di questo paese, che è una cosa positiva. La speranza, mi viene da dire, è evidentemente che con la chiarezza che ci salviamo tutti e non si salva solo un paese, si pensi alla sicurezza dell'intero pianeta e non solo degli Stati Uniti, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Certo. Però è curioso questo cambio di marcia che, insomma, speriamo vada nella direzione giusta, vada anche nella direzione tutto sommato che ha cominciato a tracciare l'Unione Europea in termini di transizione, una transizione che va a cogliere l'urgenza di agire in termini di mitigazione, ma anche nella opportunità di un cambio di paradigma che possa portare dei vantaggi anche al vivere e al benessere, alla salute della comunità internazionale e dei suoi abitanti. Eh sì, questo è un aspetto molto importante. Io volevo, siamo ormai alle battute finali e volevo sapere se c'era già, se qualcuno voleva intervenire, qualcun altro per poter, insomma, fare anche esporre le sue curiosità, le domande che si vogliono fare. Vedo qua. Michelangelo, aggiungo solo una cosa che mi sono dimenticato di dire, ma ovviamente le slide le lascio poi a disposizione all'organizzazione, quindi ci mancherebbe, usatele, anche perché io stesso cito varie fonti, quindi è materiale assolutamente utilizzabile, quindi questo senza problemi. Di questo ti ringrazio molto, e è la domanda qui che ti avrei certamente fatto in separata sede. Direi che a questo punto siamo. Vedo Paolo Lanfranchi, se professore all'Università Statale di Milano, che è stato a Pemba assieme al professor Francesco Tolari, se nel caso vuole intervenire, si è occupato, si sta occupando di la parte che riguarda la ricerca animale uomo giù a Pemba. Chiedo scusa, ma io ho 2 cani che mi dispiace, ma anche loro vogliono intervenire, quindi e se vuole dire 2 parole riguardo a questo incontro, sarebbe interessante, ecco, sapere anche il suo intervento. Hai il microfono spento? Un attimo che allora. Ancora no. Paolo, dovresti accendere il microfono. Evidentemente non. Ecco, è arrivato l'aiuto. Sì. Non sono un tecnologico, ma avete capito. Grazie, veramente interessante il tutto. Io la domanda specifica, andando alla situazione delle zecche in Trentino, visto che ne ha accennato, rispetto ai cambiamenti climatici, se ci sono già dei dati rispetto
all'aumento attitudinale in cui sono arrivate le zecche, nel senso che anni fa gli svizzeri davano 1300-1400 metri come sul livello del mare come altitudine massima della rete. Oggi invece sappiamo che sono ben oltre, perché troviamo anche in animali che vivono ben sopra i 1400 metri. Volevo sapere se ci sono recenti dati proprio rispetto alla realtà trentina, rispetto anche al discorso della TBE e via dicendo. Allora, sui dati di incidenza delle malattie sono, ammetto, non sono aggiornato. Ci sono i dati, ma non li ho qua. Però sono seguiti sicuramente, ecco, questo discorso dell'aumento dell'altezza, sì, cioè i 1500 metri e anche qualcosa di più sono tranquillamente raggiunti, poi vabbè, gli animali che portano le zecche si muovono e quindi è un po' un problema, però tranquillamente ormai sui 1500 metri si trovano e anche di più. La cosa interessante è anche l'aver occupato aree che sono diverse. Cioè, mentre prima avevamo, mi raccontano, perché chiaramente poi non ho seguito nello specifico questa ricerca, ma fino a qualche decennio fa c'erano delle zone endemiche del Trentino, cioè da alcune zone specifiche, adesso bene o male si trovano da tutte le parti. Cioè, a me è capitato di ancora qualche anno fa che chiacchieravo con un medico di Trento, quindi della città in piena valle, che mi diceva: ormai mi capita di dover tirar via le zecche a gente che le prende nella piscina comunale della città. Quindi addirittura questo me l'ha raccontato. Quindi ormai evidentemente sono piuttosto diffuse. Le temperature sono cresciute e soprattutto in inverno non riescono a non muoiono in maniera sufficiente e quindi stanno trovando un terreno particolarmente facile, quindi di diffusione, quindi la problematica si sta ponendo assolutamente. Grazie. Ecco, grazie a tutti. Ricordo che tra poco usciremo con il nostro notizie, il nostro semestrale che ogni anno che ha pubblicazioni ogni due volte l'anno, il nostro semestrale. Quest'anno abbiamo deciso di una copertina abbastanza da Times e quindi quella che riguarda appunto un affresco che mi è molto caro e che è anche di un mio caro amico, cioè Michelangelo, e quindi io sono Michelangelo e i contributi sono importanti, quelli abbiamo di Mario Ravignoni, di Benny Assael e di Roberto Barbiero, che dove parliamo proprio di come del Covid, dei vaccini e soprattutto, fermati un attimo, Kathleen, grazie, e ti volevo lasciarvi anche con la nostra collana di libri, visto che giustamente si è parlato di libri, anche la nostra collana di libri che è appunto Fronte Retro, che parla delle malattie infettive, di come hanno colpito l'umanità nei vari secoli. Parliamo di malaria, parliamo di altre malattie che hanno toccato le popolazioni e di come queste malattie infettive e anche parassitarie hanno influenzato la vita di ognuno di noi, delle nostre comunità, in poche parole quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi giustamente ha detto Roberto, questo periodo è un periodo interessante anche da un punto di vista di letture, e questa lettura noi crediamo che sia molto interessante per chi vuole approfondire questo argomento. Io ringrazio infinitamente Roberto di questo incontro che abbiamo avuto, spero che ne avremo molti altri, magari multidisciplinari, come possiamo creare, e Zoom lo permette, in cui possiamo toccare diversi temi, dal clima, dalla questione economica, dalla questione sociale, che si integrano perfettamente con il tema delle malattie infettive, che è un argomento assolutamente multidisciplinare. Quindi ringrazio tutti voi, vi dico il prossimo appuntamento, che penso che sarà l'ultimo di quest'anno. Avremo il console italiano giù a Zanzibar, il dottor Stefano Totisco, e l'avremo lunedì prossimo
Adesso dobbiamo ancora decidere l'orario, ma vi invieremo tutto. Parleremo ovviamente dell'arcipelago di Zanzibar, che ci tocca profondamente. Ormai la fondazione è a Pemba da 26 anni. Parleremo della situazione giù a Zanzibar e in generale in Tanzania e in Africa. Insomma, tratteremo molti argomenti e speriamo di avervi incuriosito e quindi di avervi anche la prossima settimana. Grazie infinite a voi e buona serata e buone feste. Veramente. Grazie, buona serata.